La magia dell'Atemar con le sue leggende e nuovi percorsi tematici. Il fascino della malga e dell'agriturismo, dove i sapori di montagna si incontrano con la bellezza. Benvenuti in Valle di Fiemme. Valle di Fiemme, il cuore delle Dolomiti, siamo ai piedi dell'Atemar con Luca Bertoluzza degli impianti di Pampeago e viviamo questa esperienza attraverso un sentiero tematico. Ma innanzitutto cerchiamo di capire cos'è l'essenza dell'Atemar. Ma l'essenza dell'Atemar è questo grande patrimonio che abbiamo a disposizione. Sappiamo molto bene come l'Atemar, come tutte le Dolomiti, sono patrimonio dell'UNESCO. E montagna da vivere in tutti i sensi, perché la montagna si può vivere con l'escursione più impegnativa, la montagna si può vivere con l'escursione meno impegnativa, la montagna si può vivere con i bambini. E quindi la montagna e l'Atemar vissuto in queste varie dimensioni. E infatti l'elemento caratterizzante di questa giornata, di questa nostra escursione, è proprio l'accessibilità. Una montagna che va sempre rispettata, però diciamo alla portata di molti. Assolutamente. Da due estati a questa parte, con i sentieri tematici di Latemarium, un insieme di 8 sentieri che hanno l'intento di valorizzare questo grande patrimonio che abbiamo, sono stati creati appunto per rendere più accessibile la montagna, come dici tu, Walter. Un passaggio, o meglio, tanti, diversi passaggi che colgono anche, per esempio, l'aspetto mitologico, fiabesco delle Dolomiti. Un aspetto molto molto interessante e caratterizzante delle Dolomiti è appunto quello delle leggende. Lungo il percorso che stiamo percorrendo ora, l'Atemar Panorama, si parla anche di questo. Nelle varie stazioni interattive si tratta anche l'argomento fiabesco, con la leggenda delle bambole dell'Atemar. Si parla poi di geologia, si parla di flora, si parla di fauna, insomma è tutto un discorso che lega la montagna in un'unica essenza, come dici tu. Un percorso ad anello attraverso il quale noi abbiamo una vista praticamente quasi, non dico su tutte le Alpi, però insomma ecco su questa catena montuosa europea importantissima, e poi naturalmente un panorama, no, altrettanto mozzafiato. Assolutamente, il percorso si chiama Latemar Panorama appunto per questo, perché lungo il sentiero tra una stazione interattiva e l'altra abbiamo questi panorami che sono davvero fantastici, come hai detto tu, le Alpi, poi abbiamo la catena del Lago Rai, siamo ai piedi delle Dolomiti, quindi una varietà di panorami, di paesaggi veramente notevole. Intanto stiamo vedendo sentiero frequentato da amici appunto della montagna, da amici delle Dolomiti che si avvicinano, ecco, a questo ambiente grazie anche ai vostri servizi. Assolutamente. Grazie alla guest card Trentino Fiemme Motion gli impianti sono compresi nella tassa di soggiorno, un'ulteriore maniera di avvicinare le persone ancora di più alla montagna, rendendola accessibile in maniera ancora più semplice e veloce.
Restiamo, Luca, in tema di impianti, lasciamo il Latemar e vediamo cosa succede nelle altre località. Allora, con l'inizio dell'estate abbiamo aperto anche i nostri impianti di risalita dell'Alpe Cermisa Cavalese, gli impianti della Latemar 2002 a Predazzo e quelli di Pampeago. Bellamonte quest'estate salta un turno, una bella novità sia in ottica invernale che estiva, in quanto stanno sostituendo le due seggiovie con una cabinovia 10 posti. E visto che ci sono, ne approfitto per dirti anche un paio di novità dello Ski Center Latemar invernale: la sostituzione della seggiovia via Laner con una telemix, quindi cabinovia e seggiovia in un unico impianto, una nuova pista per slittini e il nuovo rifugio overalls. Allora Luca, intanto ci diamo appuntamento alla prossima stagione invernale, ma al momento noi scendiamo in valle, ci dedichiamo alla gastronomia e alla ruralità. Scopriamo ora insieme un esempio di microfiliera del territorio, devo dire molto interessante anche per quanto riguarda la cultura dell'accoglienza, cioè l'agriturismo. Siamo all'Agritour Piasina, qui al lago di Tesero, con Nicoletta Della Dio che con la figlia Diana porta avanti questa microfiliera, perché vediamo l'allevamento delle capre, l'allevamento delle pecore e poi una esperienza anche di trasformazione, o meglio potremmo dire proprio di trasformazioni, perché sono tanti i prodotti che derivano da questa azienda, Nicoletta. Sì, diciamo che tutto nasce dalla passione dell'allevamento delle capre e delle pecore. La passione poi di far sì che una razza in via di estinzione della Valle di Fiemme, la razza Tingola Fiemmese, venga portata avanti con passione da tutti gli allevatori della valle. Inoltre qua in azienda siamo riusciti a trasformare parecchi prodotti come il latte di capra che viene portato al caseificio sociale di Cavalese per fare il formaggio, e una piccola parte lo dedichiamo alla linea cosmetica, la linea cosmetica fatta con il latte di capra. Ti faccio provare adesso la crema mani, che è fatta con il latte di capra, come base il latte di capra, per far sì che la pelle diventi morbida se ci sono dei piccoli problemi, delle screpolature così. Abbiamo sperimentato parecchi tipi, crema mani, crema corpo, burro cacao, e ci stanno portando delle grosse soddisfazioni perché il cliente si fidelizza e ritorna a prendere il prodotto. Oramai possiamo parlare proprio di una linea dedicata al benessere che viene dalla nostra campagna, dalla nostra terra, e anche da ciò che significa in questo caso il connubio tra le caratteristiche del latte di capra nella cosmesi e anche le essenze naturali. Certamente, diciamo che il connubio proprio del latte di capra, che è un veicolante particolare perché apre i pori della pelle, e le erbe essenziali producono un prodotto molto, molto particolare e al momento abbastanza ricercato. Veniamo poi anche ad altri trasformati, per esempio quelli della carne. Sì, diciamo che quando le capre purtroppo sono a fine carriera, io dico per farle uscire con onore dalla stalla, perché noi vogliamo bene alle nostre bestie, e doverle lasciare è anche un qualcosa di particolare per noi. E ho pensato di fare una linea di insaccati, la Kaminwurst, fatta con 90% di carne di capra, la lucanica con l'80% di carne di capra, e poi quest'anno ho voluto provare a fare due tipi di ragù: il ragù fatto con l'agnellone di Tingola Fiemmese, la razza proprio della valle, e il ragù di agnellone e capra.
Veniamo, Nicoletta, alla struttura agrituristica che vediamo proprio qui alle nostre spalle. Beh, intanto bisogna dire che è una struttura studiata proprio con i criteri anche di una energia sostenibile, il risparmio energetico innanzitutto. Sì, il risparmio energetico e l'uso di materiali i più locali possibile, anche il legname e il cirmolo, il larice, che aiutano anche a rilassarsi internamente sia nelle camere che nella reception, diciamo che ci sono proprio i tronchi di cirmolo che con la loro profumazione danno quella sensazione di rilassamento particolare. Che dire, Nicoletta, sempre questa attenzione al benessere, alla natura e anche a ciò che è l'energia alternativa. Infatti vediamo l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici proprio a scopo energetico. E voi avete alcune stanze, diciamo, e poi la prima colazione. Sì, abbiamo 6 camere e la prima colazione. Diciamo in questo momento abbiamo fatto un piccolo locale con 2 cucine che se i nostri ospiti vogliono farsi un buon piatto di spaghetti con il ragù di agnellone o con un buon risotto con lo zafferano della Val di Fiemme, che anche quello è un prodotto molto particolare della nostra valle, possono cimentarsi e farsi il pranzo, la cena. Nicoletta, tu sei una figlia di allevatori, di pastori, quindi sei fedele, diciamo, a questa storia e la stai portando avanti. E l'agriturismo è molto recente, molto giovane, ecco, alcuni mesi di vita. Ecco, qual è il bilancio della tua esperienza, della vostra esperienza familiare, sia dal punto di vista, diciamo, dell'allevamento che dell'agriturismo? Allora, diciamo che per quanto riguarda il discorso dell'allevamento, sì, è vero che io sono figlia di un pastore, però mio marito è da quando ha 10 anni che ha le sue capre e ha una passione particolare sia per le capre che per le pecore. Cioè, diciamo che noi quando andiamo in stalla è vero un lavoro, ma per noi è un relax, perché stiamo bene, siamo tutti bene in stalla. C'è anche mio figlio Andrea insieme a sua moglie Alice, stanno portando avanti e vorrebbero continuare sia per quanto riguarda la stalla che l'agriturismo, oltre a mia figlia Diana, ovvio. Naturalmente la soddisfazione è anche di vedere i figli al lavoro, cioè il passaggio generazionale che si realizza. Diciamo che l'agriturismo è stato realizzato proprio perché i figli di Anna e Andrea volevano andare avanti in questo percorso e loro hanno creduto all'agriturismo. Io credo nell'agriturismo, però la mia passione è stare in stalla a contatto con le bestie. Tornando, Nicoletta, all'aspetto agrituristico, ecco, possiamo dire che si tratta di una scommessa vinta, perché ad esempio in agosto avete il tutto esaurito e quindi questo dimostra che è un segmento del turismo della valle, quello appunto rurale, che interessa, ecco, il pubblico, il grande pubblico. Sì, interessa molto il grande pubblico, farà anche parte del club Tradizione Gusto, che mette le eccellenze sia della recettività che dei produttori. Diciamo legarsi a una rete del territorio promossa dall'azienda per il turismo che eleva, ecco, la qualità complessiva. Beh, sicuramente questo sì, da lustro soprattutto alla valle, perché noi facciamo parte della valle e dobbiamo pensare non per il singolo ma per la collettività. Parliamo di cucina, parliamo di gastronomia alpina, siamo a Malga d'Ayan, qui a Passo Lavazzè, con Nello e Eva De Francesco.
diciamo subito che parliamo di sapori vernacolari, potremmo dire, cioè di sapori, di piatti che ci riportano dentro le nostre origini montanare, ad iniziare da questa passione vostra, Nello, per i formaggi. Sì, certamente quello che ci porta avanti con Nello Malga, speriamo, ma anche perché vedo che i turisti lo mangiano volentieri, il formaggio e i formaggi che qui andiamo a prendere quasi tutti i giorni giù al caseificio di Cavalese ci danno tante soddisfazioni. Li trattiamo sia freddi come antipasti, con le ricotte, che avete sentito anche voi, o fresche o affumicate, addirittura le ricotte di capra, e poi i formaggi per fare questo famoso zin zin, che voi l'avete potuto assaggiare. Poi abbiamo assaggiato anche lo yogurt oggi, il formaggio fuso che avete assaggiato oggi è fatto con questi formaggi nostri qua, e invece come antipastino avete assaggiato le ricotte fresche, le ricotte affumicate e lo yogurt, no, che ha fatto la signora Eva, con la patata, che può essere calda o fredda ma comunque bollita, e la rucola. Questa è la nostra specialità, diciamo, per quanto riguarda i formaggi. L'apoteosi poi la raggiungiamo nel piatto della Malga. È il piatto della Malga, quello non ha i formaggi, ma comunque tutto quello che può essere la costicina di maialino bella fresca, addirittura la costicina affumicata, un pezzettino di salsiccia con quello che può essere la pancetta stufata, un pezzettino di wurstel, la verza, e anche dopo la verza abbiamo i fagioli. Il tutto dosato per bene, viene chiamato appunto il piatto della Malga, che per tanta gente può essere tanto, difatti lo dividono anche in due, ma per tanta gente è la mangiata delle mangiate. Veniamo ai dolci, si ritorna alla Malga con la panna cotta, con altri sapori, e poi questo dolce, anch'esso vernacolare, potremmo dire. Ecco, io mi immagino che vernacolare, visto che noi abitiamo in montagna, voglia dire dei vecchi tempi. Sì, Maria Santa Pia, certo, perché il frate ubriaco lo si dava una volta nei paesi qua, lo si dava alle donne, ma più anche agli uomini, che dopo messa, dopo la messa, prima della domenica, andavano a messa, dopodiché facevano anche la comunione, perciò erano a digiuno, dopodiché si fermavano nei vari bar, ad Ayan, Caram, Varena, e si bevevano un bianchetto o una sciava, un vinaccio che c'era una volta, e vicino la gestora di questi bar ci dava una fetta di pane nel vino rosso, non forse elaborato come l'ho fatto io adesso, e zuccherato, che dava quel momento di potenza. Così arrivavano a casa a mezzogiorno dalle loro mogli, belli carichi, però insomma avevano anche un po' gusti e sapori proprio di una volta. Sì, sì. E certamente poi noi l'abbiamo un po' modernato con i chiodi di garofano, il vino, vabbè, poi zuccherato, poi ci abbiamo messo anche un attimino di cacao, questa crema di latte, questa panna voltata che ci abbiamo messo sopra, il tutto fa un po' di occhio, che è anche importante vederlo come lo si presenta. Dopodiché lo si mangia tutti quanti in una stessa padella, anche diciamo per poter suggellare l'amicizia che c'è nel tavolo, no? Per dire così. Questo è il frate ubriaco, che noi nella baita che avevamo prima lo davamo ad hoc proprio a delle persone mirate, non a tutti piaceva, perché è un po' particolare, no? Voi invece sono molto contento perché l'avete mangiato, no? E diciamo che questo frate ubriaco è di nicchia. No, tutti piace, però a chi piace torna indietro vernacolando. Perfetto. Grazie ragazzi. Parliamo ora di una card molto particolare che potremmo definire la chiave di accesso alla vacanza qui nella Valle di Fiemme. Ne parliamo con Mara Orsetti dell'Azienda per il Turismo. Dunque, una chiave d'accesso. Sì, ciao Walter, questa è la Trentino e Fiemme Motion Guest Card. Qui ti dà la chiave d'accesso per una vacanza completa in Valle di Fiemme. Guarda, la Valle di Fiemme è uno dei pochissimi posti in cui pagare l'imposta di soggiorno conviene. Ed è veramente un piacere perché hai con questa card tutta una serie di servizi e una serie di attività gratuite da fare che veramente l'ospite qui da noi si sente molto coccolato.
Mara, qualche esempio? Allora, in primis fra tutti, il libero utilizzo degli impianti di risalita da noi, quindi il libero accesso, quante volte si vuole. Poi una serie di programmi durante la settimana, quindi laboratori per famiglie, attività bike, escursioni trekking, visite dai produttori nostri artigiani con relative degustazioni. C'è veramente di tutto. Non dimentichiamo inoltre che la nostra Fieme Motion Gas Card fa parte del circuito della Trentino Gas Card e quindi abbiamo una serie di musei e castelli, quasi il 90% sulla rete provinciale, che sono completamente inclusi e completamente gratuiti. Non ultimo la mobilità, quindi su tutta la rete di Trentino Trasporti in provincia di Trento c'è la libera mobilità, la libera circolazione, quindi veramente è un affare. In chiusura salutiamo tutti gli amici della Valle di Fiemme, continuate a seguirci sui nostri social e sul sito girovagandointrentino.it e come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao, arrivederci!